Buongiorno, se state vedendo questo filmato probabilmente siete stati nominati redattori. Complimenti. Vediamo come inserire un post. Prima di tutto dobbiamo loggarci. Comparirà un menu a noi dedicato. Dobbiamo premere la prima voce, aggiungi una nuova voce. Innanzitutto scegliamo una categoria, ovviamente ognuno di noi sarà abilitato a una categoria. Noi per l'esempio scegliamo Gallarate. Inseriamo un titolo. Ometteremo diverse funzioni di questo modulo semplicità. Una però non possiamo ometterla, è l'immagine che dovrebbe sempre avere ogni post. Allora, andiamo su internet. E cerchiamo una bella foto. Con il tasto destro copiamo l'indirizzo dell'immagine. Schiacciamo il tasto scegli file e con il taglia e incolla inseriamo l'indirizzo. Qualsiasi cosa ci dice il computer, non importa. Schiacciamo apri. A questo punto l'immagine è memorizzata. Passiamo al contenuto. Scriviamo a mano libera. Vi chiediamo di utilizzare sempre il giustificato per i paragrafi e se usate il taglia e incolla per il testo, prima di incollare schiacciate questo tasto che permette di eliminare tutta la formattazione. Una volta terminato il testo, salviamo. Ci mette un po' non solo per la lentezza di questa sera di internet, ma anche perché sta scaricando contemporaneamente anche l'immagine. A questo punto possiamo ancora fare delle modifiche oppure chiudere, oppure semplicemente schiacciare, come faccio io, direttamente la X. A questo punto il computer automaticamente, essendo una notizia nuova, la pubblicherà immediatamente. Alcuni di voi non avranno la possibilità di pubblicare immediatamente perché magari l'articolo dovrà essere rivisto e corretto. Però non vi preoccupate, ci saranno dei capi redattore che faranno questo lavoro. Ecco inserito l'articolo. Andiamo a vedere il blog di Gallarate. Con la sua intestazione. Come vedete, compaiono anche dei tasti se siete abilitati per aggiungere un nuovo articolo in questa categoria in modo automatico oppure modificare l'articolo se siete autorizzati. Grazie, buonasera.